Faenza intitolerà una rotatoria a Fausto Gresini. La scelta del sindaco è ricaduta sulla rotatoria all'incrocio fra via Pana, via San Silvestro e via della Punta, che porta proprio allo stabilimento faentino del team Gresini, porta d'accesso di un'importante area per la Motor Valley Manfreda. Bisognerà ora aspettare il parere della prefettura per ottenere la deroga alla legge che impone di aspettare 10 anni dalla scomparsa prima di un'intitolazione. Ma nel recente passato sono già state diverse le eccezioni, l'ultima proprio Imola, il ricordo sempre di Fausto Gresini. La proposta è già stata presentata in commissione toponomastica dopo la richiesta avanzata in primavera dal Consiglio Comunale di Faenza. La rotonda sarà inoltre decorata con un'opera che rientrerà all'interno del museo all'aperto della città. Quello è un luogo simbolico, è un luogo che dà accesso allo spazio nel quale Gresini ha lavorato, ma anche ad un quartiere, a un pezzo di città dove il tema Motor Valley è decisivo. Speriamo che la prefettura dia parere positivo, ma siamo assolutamente ottimisti. Non solo, la prossima settimana avvieremo un percorso per creare un bando per artisti ai quali chiederemo di costruire una scultura, un'opera d'arte da inserire in quella rotonda dedicata al tema della Faenza, città dei motori, città della velocità, città della Motor Valley. Questo è fondamentale perché le rotonde sono spazi urbani particolari, molto particolari, e è importante l'intitolazione ad una persona, ad un tema, ma questo avviene, l'intitolazione avviene veramente nella realtà se i contenuti di quella rotonda ne si fanno simbolo di quella suggestione, di quel ricordo, di quella personalità. Quindi siamo convinti che una scultura dedicata a quei temi, ma anche al tema del lavoro di Fausto, possa aiutarci a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi, cioè avere uno spazio in città che è universalmente riconosciuto come uno spazio legato a Gresini. Quindi da un lato l'intitolazione vera e propria, dall'altro però anche, diciamo, dei contenuti artistici che fanno in modo che nell'immaginario collettivo chiunque possa identificare quello spazio come un pensiero dedicato ad un grande protagonista del mondo dello sport, nato a Imola ma cresciuto anche nella nostra città, soprattutto ha lavorato e ha lasciato una traccia assolutamente indelebile.